dimostrando un livello di adattamento molto superiore agli altri soggetti. Lo faccio uscire comunque. È stato dentro troppo a lungo. No, no. Siamo ancora da dove dovremmo essere. Meglio non rischiare. Un paio d'ore, che sarà mai? Discutiamone in sala conferenze. Diamo praticamente, un minuto per sgranchirsi. Diversamente dagli altri Assassin's Creed. Dottore, la prego. C'è un'uscita dall'Animus qui molto più frequente che separe blocchi di memoria. Poi ragazzi, io personalmente sono fan dei giochi semplici, cioè giochi... Io non sono fan di questi giochi di ruolo, cose varie, anche dei nuovi Assassin's Creed. Io sono totalmente... Voglio dire contrario, perché... Cioè, Assassin's Creed, storia lineare, senza bivi, senza scelte, senza farfalle, alberi, cose varie, c'era così difficile. Scandito in diversi capitoli. Ah, ok. Mette in discussione la mia autorità di fronte al prigioniero. C'è una parola per questo, credo si chiami insubordinazione. E a me non piace che lei rischi di ucciderlo prima che gli avori sia terminato. Anche per questo c'è una parola, stupidità. Lucy, non è una decisione mia. Non sono io a fissare le scadenze, ma sono abbastanza... Vabbè, la grafica è giustamente quel che è, quindi... Va bene così. La cosa frustrante è che non c'è niente di skippabile in questo gioco, cioè è incredibile, non c'è nulla, proprio zero. Non abbiamo niente. Ma lo avremo. Deve soltanto avere un po' di fede. Va bene, ma voglio che ritrovi il modo di prolungare la sua permanenza. Non possiamo fermarci ogni volta che il ragazzo suda. È già abbastanza seccante star qui a trafficare con tutti quegli inutili ricordi. Però è possibile. Si è glitchato. Ah, non posso stare nel bagno. Ok. Dovrebbe interagire con la porta. Ah, non posso neanche cambiarmi. Magari dentro Animus suda, si piscia addosso. Vi immaginate un po' voi? Che bella situazione di merda. Per oggi abbiamo finito, signor Miles. Torni nella sua stanza e si riposi. Ok. Però perché io non posso... È il problema di giocare a giochi vecchi con controller nuovi, no? Chiuso dentro. Cioè, io non posso... Cioè, praticamente ho solo X e cerchio. Ok, ma risolveremo questo problema. Lo risolverò. Perché niente, ho il controller nuovo, ragazzi. Quindi cioè, il controller dell'Xbox One. Sto gioco è del 2007. Svegliarsi con... Capite anche voi. È abbastanza inquietante. Vegliato su di me mentre dormivo? Vegliamo sempre su di lei. Ora si alzi, abbiamo molto da fare. Chissà chi dovrò uccidere oggi. Non faccia il gradasso. Il suo antenato aveva quasi ragione, signor Miles. Se la morte di pochi uomini malvagi, peraltro, poteva salvare quella di altre migliaia, beh, mi sembra un sacrificio accettabile. Perché la voce sua non sono andati fino in fondo è uguale a quella di quello che fa video su Instagram? Ricette grazie al cazzo. È uguale. Ma se non riesci a curare l'origine, beh, al massimo guadagni tempo. Non c'è un vero cambiamento senza un intervento completo e sistemico. Chimica per le masse. Educazione, rieducazione per essere precisi. Ma non è facile. E non sempre funziona. Mi faccia indovinare. Avete una soluzione migliore. Qual è allora? Non vorrà che glielo dica. Beh, torniamo nel passato. Thank you.
tanto a lavorare, Desmond. Continuiamo, vai. Stai zitta, Lucy. Aggrappati alle sporgenze se dovessi cadere mentre... Sono... vivo. Ma vi ho visto colpirmi. La morte mi ha preso. Hai visto ciò che ho voluto che tu vedessi. E poi sei entrato nel sonno della morte. Del grembo. Così da risvegliarti e rinascere. A quale fine? Ricordi Altair per cosa combattono gli assassini? Per la figa! Ogni cosa. Sì. Scherzo. In ogni cosa. Non basta arrestare la violenza di un uomo su un altro. Si riferisce anche alla pace dentro di noi. Non puoi avere l'una senza l'altra. Così si dice. Così è! Ma tu, figlio mio, non hai trovato la pace interiore. E purtroppo questo si vede. Sei arrogante e presuntuoso. Non siete... Ma me ne posso andare? Niente è reale. Posso disrispettarlo così? Questa frase, figliuolo, essa non garantisce la libertà di fare come ti aggrada. È una nozione che deve guidare i tuoi sensi. Presuppone una saggezza di cui chiaramente difetti. Allora che ne sarà di me? Dovrei ucciderti per le pene che ci hai causato. Malik crede che sia giusto. La tua vita in cambio di quella di suo fratello. Ma sarebbe uno spreco del mio tempo e del tuo talento. Vedrai che sei stato privato dei tuoi averi, oltre che del rango. Sei tornato un novizio, un bambino. Com'eri il giorno in cui ti sei unito al nostro ordine. Ti sto offrendo l'occasione di redimerti. Dovrai meritarti il rientro nella confraternita. Presumo che abbiate in mente qualcosa. Prima devi dimostrarmi che ti ricordi di come essere un assassino. Un vero assassino. Volete che uccida qualcuno? No, non ancora almeno. Per il momento ritornerai a fare l'allievo. Non ce n'è bisogno. Sto malissimo. Eri un priore. Altri rintracciavano le vittime per te, ma ora non più. Da oggi dovrai trovartele da solo. Se questo è il vostro volere. Lo è. Allora ditemi che cosa devo fare. Sono stato... Metterti nei guai. Ecco cosa. Stava aiutando Roberto di Sable. Uno dei nostri. Scopri dov'è e conducilo qui perché possa interrogarlo. Cosa potete dirmi del traditore? Ah, ma questo è quanto. Ti ho già detto tutto. Il resto sta a te. Ok, allora io ho dei problemi qua. Ve lo dico. Ok, dopo tipo 20 anni ce l'ho fatta a... sistemare tutti i comandi. E... pronti per una nuova avventura allora. Bene, oggi è un nuovo inizio. Sono sotto gli occhi di tutti, fantastico. Ah, ok, è R1 che aiuta a correre. Fantastico. Mi ci cervellerò. Salute, non so quanto. Mi sbarri il passo. Sì, Al-Mualim mi ha chiesto di aiutarti. Di ricordarti come si caccia una preda. So come si fa. No. Comunque sia, non intendo disobbedire. E allora sbrigati. Gli Ashishun hanno molti strumenti a disposizione. Sì, sì. Possiamo rigliare, borseggiare o usare la violenza per intimidire. Bravo, te ne ricordi. Così vuoi che mi aggiri in mezzo agli altri e acquisisca informazioni sul traditore? Sì, inizia al mercato del villaggio. È lì che l'abbiamo notato la prima volta. Tu sai chi è? Forse. Allora dimmi quel nome e facciamola finita. Non è così che funziona. Ora vai. E ricorda, inizia dal mercato del villaggio. Iniziamo dal mercato del villaggio. Mi dà fastidio, ragazzi. Giocare con questa. Correre con l'equivalente di R1. Ma noi scendiamo così. Che sta facendo? Allora, la mappa dov'è? Ok.
Boh, ci metto il segnalino così a cazzo. Diciamo che la mappa è un po' stronzina, eh. Va detto, è un po' stronzina. Sorry, fra. Bello è che non perdo vita. Oh, perfetto. Perché mai si comporta così? Siedi su una panca e inizia. La panca è laggiù. Pulsante 4. Ok, L1. So ciò che ho visto. Masun ha aperto la porta. Ha fatto entrare i Templari. Allora devi dirlo ad Al-Mualim. Non posso. Masun non agiva da solo. L'ha aiutato qualcuno dentro la fortezza. Che cosa te lo fa credere? Uno scambio di lettere tra lui e qualcuno all'interno. Gliele recapitava il canestraio. Questo non è un motivo per tacere. Ma il canestraio gli ha consegnato una lettera appena prima dell'attacco. Sospetto che recasse l'ordine di aprire la porta. Parla col canestraio. Può dirci il nome del complice di Masun? È scomparso. Si nasconde per timore di essere coinvolto. Ah, probabile che sia dentro una delle sue ceste. Mamma mia, com'è bello giocare a questo gioco. Qualsiasi edizione di quelle vecchie è sempre bellissimo. Il problema è giocare sul PC, che l'odio. Potevo spendere 70 euro della mia vita per questo controller. Ma vabbè, dettaglioni. Vicinanza eccessiva. Aiuto! Per favore, una sola! Abbiamo perso tutto nell'attacco e non abbiamo dove conservare il grano! Ora non posso, sono occupato. Riguarda la lettera. Non sto capendo i comandi. Giuro, non sto capendo. Hai ricevuto quando sono arrivato. Questo è un borseggio, non è un borseggio questo. Non so di che cosa parli. Ascolta, vedrò cosa posso fare. Ma adesso devo restare solo, torna più tardi. Come vuoi. Aspettate, aspettate. Via. Ok, no, aspettate, aspettate. Ok, la salute si rigenera e questo è molto buono. Però che corre così forte. E ok, devo imparare un po' a usare questo gioco, ragazzi. Non puoi scappare per sempre, no? Ma come no? Oh cazzo. Qualcuno ti fa. Ho trovato, ti inseguirò. Dove vai? Lo vedo.
vedere. Ho trovato, preparati a morire. Non c'è via d'uscita, non ha scampo. Devo essere qui. È là. Non la passerà lì. Oh, come mi avvicino al carro di fieno, mi beccano. Depilato. Altro che depilato, depilato. Non mi importa. Dio ti ha già maledetto. Non puoi sfuggirgli. Godo. Ok, ci riproviamo, giuro. Niente, no, no. Non riesce. Non puoi nasconderti da me. Perché si comporta in modo così assurdo? Lo vedo, ti prenderò. Non mi sfuggirai. Preparati a morire. Fatti passare, ti inseguirò. Arrenditi! Non hai scampo! Ti nascondi come un top! Un'altra rissa. Qui finisce male. Che Dio lo sa. Ok, ci riproviamo un'altra volta. Oh, a posto. Una cagata era. Attento a quel che fa. Ok, vi faccio già notare che sto odiando sti borseggi, li sto odiando malissimo. La verità. Ci troviamo sulla soglia tra questo mondo e un mondo nuovo, un posto migliore dove potremo vivere tutti da pari. Ma quelli come Al-Mualim vogliono vedere distrutto questo sogno. Vedo come mi guardate. Sento ciò che dite. Un traditore? Non sono io il traditore. Però c'erano tante modalità che erano carine. Modalità interrogatorio, cioè fantastico. L'attacco di oggi non è stato che il primo. E altri ne seguiranno se non vi pentite. È un gioco molto ripetitivo, soprattutto vedendo come viene discusso. Perché, ripeto, non ho mai giocato. Ho giocato tipo 5-6 volte il 2. Ma... Prendilo a pugni? Nossa verità! Mi parli allora? Parla. Basta, mi arrendo. Ok, va bene, ci sto. Parla in fretta dunque. Non mi interessano i tuoi giochetti. Perché ci hai tradito? E di chi sei al servizio? Noi servivamo i Templari. Anche tu dovresti. La loro causa è giusta. Noi? C'è un tale. Diciamo che l'hai detto la persona sbagliata, ragazzo. Mi ha chiesto di aprire la porta. Ci hai tradito. Noi, che ti chiamavamo fratello e ti abbiamo protetto. Ho fatto ciò che credevo giusto. E se per questo devi uccidermi. Comunque, da quel che posso vedere come incipit del franchise, è un gioco perfetto. Del tuo destino. Sarà Al-Mualim a giudicare. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. È vero che c'è praticamente pochissima free mode, però vabbè. Aprendo la strada ai nostri nemici.
Come rispondi a queste accuse? Non nego nulla. Sono fiero di ciò che ho fatto. Mi spiace soltanto che abbiano fallito. Ti offro l'occasione di pentirti, di rinunciare al male che hai nel cuore. Nel mio cuore non c'è il male, ma la verità. Io non mi pento. Lo ammazza. Ora morirai. Ah! Hai agito bene, Altair, e hai riottenuto il diritto di portare la spada. Grazie, grazie, molto gentile. Che ne sarà di colui che lo ha aiutato? Resta da vedere. Alcuni fanno del male per ignoranza o paura. Costoro si possono salvare. Altri sono soggetti... Vabbè, la scena è cruenta, ma... con la grafica di un tempo fino a un certo punto. Costoro devono essere annientati. Presto sapremo che ti amo è Jamal. Ho superato la prova, dunque. E adesso? Oh, figliuolo. Abbiamo appena cominciato. Ho qui un elenco formato da 9 nomi. 9 uomini che devono morire. Sono degli appestatori, dei guerrafondai. Il loro potere e la loro influenza contaminano la terra e assicurano la continuazione delle crociate. Tu li troverai. Li ucciderai. Così facendo spargerai i semi della pace, sia per la regione, sia per te stesso. In questo modo potresti redimerti. 9 vite in cambio della mia. Un'offerta assai generosa, credo. Hai qualche domanda? Considerato che l'avrebbe voluto uccidere più volte. Molto ci sta. Bene. Recati a Damasco. Cerca un trafficante del mercato nero di nome Tamir. Egli sia il primo a cadere. Visita la dimora degli assassini una volta in città. Invierò un colombo per informare il Rafik del tuo arrivo. Parla con lui. Scoprirai che ha molto da offrire. Se lo ritenete opportuno. Sì. Tra l'altro non puoi iniziare la missione senza il suo assenso. Che assurdità è questa? Non mi serve il suo permesso. È uno spreco di tempo. È il prezzo che devi pagare per i tuoi errori. Come novizio. Non controbattere, Altair. Non controbattere. Ma tutta la sei in una posizione già troppo comoda per quello che potevi essere, quindi non controbattere. Beh, vai. Dimostra che sei ancora uno di noi. Lasciaci andare, allora. Oh, la lama celata, sì. Ti ridò solo la spada e gli ridà anche la lama, onesto. Ok, hot switch. Dovrebbero essere le freccine. Altair, pare che i miei allievi non comprendano bene come maneggiare una spada. Potresti dar loro una dimostrazione? Anche perché devo farci pratica, quindi. Ok. R1 Devio. Ma chiappalo. Ok. Ok, non muore, capito.
Ma non muore! Avrai da fare? Capisco. Va bene, va bene. Basta così, è sufficiente. La tua testa. Sì, usciamo dal corso di istruzione, sì. Capisco. Ok, praticamente dobbiamo partire per Damasco.